Lindo Studios presenta. Sì. No. Sì. Va bene, andiamo. Cioè, facciamoci sto schizzo, via. Sì. È tanto che lo faccio, il signor schizzo della spermoteca toscana una volta, poi. Se per esempio andiamo nel Veneto, diventerà la spermoteca veneta, va bene? Cosa succede? Succede che prendiamo di mira qualche signore che ha il suo nome, il suo bel nome sull'elenco, e allora magari risponderà alla moglie, insomma, alla moglie diciamo che lui è un benemerito della nostra spermoteca, la nostra banca del seme, perché ha già versato molto seme, sì, naturalmente con le nostre addette che sono molto carine, sì. No, si prodigano per... Sì, certo. E così abbiamo inseminato molte donne, insomma è una cosa veramente molto meritoria, devo dire, e quindi vado subito. Infatti siamo nel Veneto, direi spermoteca veneta, ma diciamo spermoteca e Veneto, poi io faccio sempre confusione fra i Veneti, le Venezie, Giulie, o Friuli o Venezie Giulie, no, come Triveneto, no, com'è, vabbè, Alto Adige, no, vabbè, io dico Veneto. Pronto? Tu, eh? E poi? Niente, eh? Non era niente di... No, ma per carità di Dio. Andiamo a farne un'altra. Eh sì, si vede che questa non era molto adatta, no? Non si adattava molto. Era... Vabbè, proviamo qua. Telecom Italia. Ah, bene. No, si sta andando veramente molto bene. Va bene, proviamo ancora. Certo, ma tanto figurati. Ci sta tempo e voglia e anche, insomma, numeri, materiale. Quanto se ne vuole. Questa volta sembra che il numero vada liscio e tranquillo e via, e naturalmente, come no, però per il momento non abbiamo nessuna, ecco, risponde la segreteria. Ma allora è molto difficile parlare con questi signori veneti, mamma Telecom mia. Italia. Ho solo preso la linea. Oh. Non può nemmeno riprendere la linea per fare un altro numero e Telecom Italia, ma siamo assediati, eh? Insomma, ma che roba è? Via, ora vediamo se troviamo qualcuno in casa, magari questa volta l'è morto, capito? E non emette più flussi spermatici, vero? Voglio dire, sì, pronto? Sì. Buongiorno signora, mi sono il signor Schizzo della spermoteca veneta. Mica. Ecco, appunto, lei è la moglie del signor Severino? Sì. Bene. Signora, guardi, c'è una bellissima notizia, il signor Severino è già arrivato alla 100ª donna inseminata col suo sperma che lui dona regolarmente alla nostra spermoteca. E quindi merita un premio, che poi possiamo dare anche a lei, Signora? Sì. Suo marito è uno dei nostri migliori donatori. No, tutto, Ma certamente lui ha tra l'altro lo sperma di un tipo veramente eccezionale, di tipo CAZZZO sottotipo PALLE, che è il massimo. Mi dica, ascolti qua, ma guardi che sbaglia persona. E per quale motivo, signor Severino? Non c'è in casa in questo momento? No. Allora sto parlando con lei, no? Sei la moglie. Guardi signora, c'è un bellissimo premio, perché quando arriviamo a inseminare la 100ª donna in tutto il mondo, che vengono, si servono da noi, lo sperma del suo marito è tra i migliori in assoluto. Ascolta qua, guarda, c'è un bellissimo monile per la moglie del donatore, fatto con una goccia che simula la goccia di sperma, invece di diamanti. È un bel pendente che pende. Sì. Ma lei sapeva sicuramente di questa meritoria attività di suo marito, che viene anche retribuito per queste cose. Sta sbagliando tutto lei. Ma no, signora. Sì, ma mi scusi. Forse tanto. Suo marito l'ha fatto alla sua insaputa, anche perché sa, qui per aiutare l'emissione dello sperma abbiamo delle brave belle ragazze che si danno da fare. Ascolta qua, mi dispiace, c'è mio figlio che mi chiama, lei. Sì, beh, ma suo figlio non c'è, guardi, sbaglia tutto. Ma signor Severino, saluto, buongiorno. Glielo
lo dica Severino che sì, è vero, poi gli mandiamo questo regalo per bene, lui ha molti figli nel mondo. Va bene, lo saluto. In the world, capito? Va bene, arrivederci, buongiorno. Vabbè, complimenti buongiorno. Anche a lei, signora. Grazie, buongiorno. Brava, brava. Buongiorno a lei, buongiorno. Complimenti. Buongiorno. Complimenti. Buongiorno. La signora era scettica, sai perché era scettica? Perché suo marito le ha un po', e gli ha un po' che non emette più liquido spermatico, vero? Ma, probabilmente. E allora noi andiamo avanti. Sì. Mo sembro veneto, ma cosa c'è da mo sembro? Sì, no, ma che veneto, faccio un po' l'accento, cerco di, farlo proprio là, ma insomma, mi scopriranno, vabbè, non importa, ciò, beh, sai, il tipo CAZZO, sì. È pronto signora? Sì. Buongiorno, mi sa il signor Schizzo della Spermoteca Veneta, ecco, lei è la moglie del signor Lorenzo? Sì. Ah, ben, senta, complimenti vivissimi signora. Perché suo marito ha veramente raggiunto il top della sua donazione di sperma nella nostra spermoteca, la banca del seme, sa? E siamo arrivati alla 100ª signora inseminata col seme del suo marito. Sì, sì. Veramente complimenti. È in casa il signor Lorenzo? Signora? Signora? Si è ancora all'apparecchio? Che presa, signora? Signora? Se è successo qualcosa? Un coccolon? Pronto? Ma io non so, chissà quante persone ho sulla coscienza, io posso fare dei coccoloni. Ma vedi, aveva riattaccato probabilmente nel frattempo. Sì. Da quelle parti sono di poche parole. Sì, davvero, guarda un po'. Vediamo se risponde adesso. Certo che sono delle rivelazioni, no? La signora però non ha intenzione, a quanto pare, di rispondere, perché no. Penso che le sia venuto un po' di sangue alla testa, non so che cosa. Cioè, scoprire improvvisamente che il marito è un donatore di sperma, quando a te non te lo dà mai, ecco, deve essere un pochino, non so, antipatico. Ma che ne so io, specialmente non sapere nulla di questa attività bella e importante del marito, no? Andiamo da un altro, che ci vuole, non tanti, tutti hanno potenzialmente, tutti sono potenzialmente donatori di sperma, insomma, voglio dire, chi non lo sarebbe con quelle due simpatiche signorine che coadiuvano, è vero? Ma chi non lo sarebbe? Io lo, fai una cosa buona e bella per chi ne ha bisogno, nello stesso tempo, insomma, giacche e sedie, no, giacche e cravatte. Dunque, andiamo, più non c'era nessuno, perché sai, lavorano molto, fanno il lavorare, sì, sono sempre in giro a lavorare. Sì. Andiamo a vedere se c'è qualche altra moglie, no? Magari un pochino più credulona, che magari creda, perché... Pronto? Sì, pronto, signora, buongiorno. È la moglie del signor Stefano? Chi è? È la moglie, lei è la moglie del signor Stefano? No? Pronto signora? È la moglie del signor Stefano? No, sono la mamma io. È la mamma, signor Stefano è in casa? È uscito, è andato al lavoro. Ah, ho capito, ma si è sposato il signor Stefano? Sì. Ah, ho capito, non c'è sua moglie? Ma cosa aveva bisogno? Chiedevo se c'era la moglie del signor Stefano, per favore. Ma lei come si chiama? Io sono il signor Schizzo della Spermoteca Veneta, devo parlare con la moglie del signor Stefano, per favore. Non so, le passo la figlia che magari sa qualcosa. Ah, la figlia? Ma no, sì. Meglio la moglie. Ma non c'è la moglie. Ah, ma ce l'ha, insomma, cioè la moglie ce l'ha in casa? Sì, c'è, ma torna stasera alle 8. Ah, lavorano. No, le volevo dire appunto, signora, che suo figlio, Stefano, è un grandissimo donatore di sperma, penso che lei sapesse questo, no?
Dona lo sperma alla nostra spermoteca, spermoteca veneta, una banca del seme. Spermoteca veneta, è una banca del seme, no? È un grande donatore perché ha lo sperma di alta qualità. E volevo complimentarmi con lui e anche con magari sua moglie, no? Perché lui col suo sperma abbiamo già inseminato 1200 donne, eh? Ecco. Come? Ma mi fa parlare? Sì. No, scusi un attimo, perché c'è mia nipote che vuole il telefono. Ma quanti in anni ha? Caso non è il caso di appunto, quanti anni passare la nipote. Brava, quanti anni ha sua nipote? 10 anni. No, per carità, appunto. Questi sono discorsi da adulti, no? No, non potrei dire niente. È quello che volevo dire, no fosse... parlo con lei che è la mamma, no, perché poi glielo riferisce, no? Allora, riferisca. No, è meglio che chiami. Ma intanto guardi, glielo dico, riferisca sia a signor Stefano che a sua moglie, che lui avrà un bel regalo, perché lui fa queste donazioni e queste donazioni vengono anche pagate, no? Perché lui viene nei nostri ambulatori regolarmente una, due volte la settimana e dona il suo sperma, ci sono delle signorine apposite che insomma provvedono a provocare l'erezione, a provocare la eiaculazione, no? E quindi praticamente lui dona e noi paghiamo, no? Tutte le volte che fa donazione, anche perché lui ha uno sperma di grande qualità. Allora, volevo dire che abbiamo già inseminato 1000 signore in tutto il mondo, già 1000 donne hanno lo sperma del suo figlio e hanno hanno già dei figli che sono nati con lo sperma di suo figlio, quindi figli di suo figlio, però non si può dire chi sono, l'identità non viene mai rivelata ai donatori. Ecco, lei sapeva sicuramente di questa bella attività. No, non sapevo affatto, difatti io vorrei stare anche all'oscuro di questo, visto che non mi hanno detto, eventualmente lei richiami. Ma lui. Forse non le dicono tutto, insomma, a volte magari non le dicono le cose, ma forse la moglie saprà sicuramente. Ah, questo non lo so. Perché insomma è una cosa molto bella perché delle persone che non possono avere figli. Ho capito, non posso sapere. Delle donne che non possono avere figli. Ma da tutto il mondo, sa. Cioè, praticamente lui ha almeno, perché poi ci sono dei parti pure gemellari, ha almeno 1000 figli in tutto il mondo. È una cosa bellissima. Sì, comunque a me non è... È per questo che noi abbiamo un regalo da dargli. Altro, sconvolge invece questo fatto. Ma sconvolta? Per quale motivo, signora? È una cosa molto bella. Cioè, lui non potrà mai... Capisce? Ma me capisce, signora? Lui non potrà mai sapere chi è il figlio suo, chi non è il figlio suo. Perché è un segreto che... No, comunque, mi scusi perché ho i bambini qua da... Mi ripete il suo nome? Allora, io sono il signor... E poi io trasmetto mio figlio. Sì, signor Schizzo. Schizzo della Spermoteca Veneta, che appunto ha ambulatori in tutto il Veneto, e poi ci sono in Italia, poi c'è la Spermoteca Toscana, c'è la Spermoteca Ligure e così via, no? E siamo tutti collegati, e cioè praticamente lui, devo dire che ha lo sperma del tipo migliore, quello CAZZO, no? Sottotipo PALLE, perché quelle stanno sempre sotto, no? Allora, quindi gli dica complimenti da parte del signor Schizzo e di tutta la Spermoteca Veneta. Avrà un bellissimo monile per la moglie o anche per lei, a mamma, insomma, un bel pendente con una goccia fatta tutta dei diamanti che noi regaliamo ai nostri più bravi donatori. Ho capito. E io riferisco. Chiaramente la cosa femminile, perché noi vogliamo in qualche modo premiare anche la moglie o insomma la mamma, le persone che in famiglia hanno permesso che questa persona venisse da noi a fare queste donazioni, perché ci sono anche delle signorine anche molto carine, no? Che attraverso delle nudità, delle palpazioni, delle cose fatte con la bocca, insomma, cioè cercano di tirar fuori il meglio, no? di queste donazioni di sperma. Quindi, però niente, guardi, una cosa assolutamente ambulatoriale, cioè praticamente sono pompini pulitissimi, no? Proprio a scopo benefico. E poi loro non ingoiano perché certamente lo sperma serve poi alla fine delle fini per essere messo in una certa ampolletta. Va bene, non vada nei dettagli. No, che i tanto dettagli se ne può immaginare comunque, ma è tutta una cosa molto rigorosa, medica, con queste donne, anche che se si allora, spogliano è solo a fin di pene. Ho i bambini che ho dei problemi. Vabbè, questi sono bambini suoi riconosciuti di suo figlio, no? Complimenti, allora glielo dice, che noi quanto prima glielo facciamo avere questo regalo alla signora moglie, va bene?
Va bene, buongiorno. Complimenti, complimenti, brava anche lei, signora, brava, sì, arrivederci. No, aspettavo che attaccassi, ma forse aveva già attaccato e non l'ho sentito. La signora è rimasta sconvolta. Quando lo dirà? La moglie, cosa? Mai. Dirà? Non so, secondo me dirà... Pezzo di merda. Mi sembra di essere più veneto io di loro, non so perché, da come parlo. va bene, dai, sì. No, sono quelle notiziole che fanno piacere, no? No, è stata brava, però non mi ha passato la bambina di 10 anni, perché ha capito che sono argomenti assolutamente, insomma, da persona adulta, giustamente. Brava, brava signora, così si fa. Pronto, signora, buongiorno. Sì. La moglie del signor Plinio? Sì. Ah, bene. Non c'è il signor Plinio in casa? No, non c'è. Ecco, ma se Plinio è il vecchio o Plinio è il giovane? No, scherzavo. Sì, sì. So, conosco, io sono il signor Schizzo della Spermoteca Veneta. E lei è la moglie, quindi posso dire che sicuramente è al corrente che il signor Plinio è un nostro grande donatore di sperma, e lui, insomma, con il suo sperma abbiamo già inseminato 2000 donne nel mondo. No, ma guardi che ha sbagliato. Sì, in tutto il mondo, guardi, lui ha almeno 2000 figli. Beh, bene, meglio. Sì. Meglio così. No, perché ha un getto molto abbondante di sperma e di molto denso. Mi sente? Mi ascolta? Ecco, appunto, siccome siamo arrivati a quota 2000 inseminazioni, tutte andate per il meglio, vero? Ecco, noi diamo modestamente un nostro regalo alla moglie del donatore, una bella goccia che raffigura una goccia di sperma, e con tutta fatta di spermatozoini dentro, tutti di diamante. Un sì, pendente, ma guardi che... Dato che a suo marito pende poco, insomma, effettivamente. No, quando no, viene da noi, non gli pende affatto. Anche grazie alle nostre signorine che si prodigano. Sì, no, ma guardi che sarà un altro Rossi Plinio. No, è proprio lui, signora. Plinio è lui che ha questo numero. Lei sapeva sicuramente di questa cosa, eh? No. No? E beh, quando torna dica: guarda, complimenti, già 2000 figli che ti ha fatto nel mondo. Va bene. Intanto, signora, non l'ha fatti mica direttamente, sa, per interposta persona, insomma. Del resto, queste nostre signorine tirano fuori proprio il meglio dai nostri donatori, il meglio del meglio. Complimenti, signora, le arriverà. Sì. Buongiorno. Che signora fortunata. Buona giornata e bentrovati all'ascolto da Barbara Salandri. All'esame del governo la manovra correttiva, previsti aggiustamenti per 7 miliardi e mezzo di euro. Il Consiglio dei Ministri si appresta a varare la manovra da 7,5 miliardi di euro, con cui intende mettere i nostri conti pubblici in linea con il patto di stabilità. L'impianto della manovra ha avuto 4 giorni fa il consenso dell'Ecofin. La gran parte delle misure per 5,5 miliardi di euro riguardano tagli alle spese, soprattutto ministeriali, e maggiori entrate provenienti in particolare da banche e assicurazioni. L'aggiustamento dei conti sarà poi completato con misure amministrative per un importo complessivo di 2 miliardi. Non c'è il soldazzo, stasera io mi ammazzo, passerò per pazzo, ma me ne porto un... Ma se c'è il soldazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il...